Consiglio regionale ha approvato a maggioranza il nuovo piano di gestione dei rifiuti. Tra gli obiettivi il raggiungimento del 65% di raccolta differenziata in ogni ambito e il 50% di riciclaggio complessivo, oltre a una sensibile riduzione della produzione di rifiuti entro il 2020, in linea con le prescrizioni europee. L'Assemblea regionale ha dato il via libera alla revisione del Consiglio delle Autonomie Locali e al testo che introduce alcuni correttivi alla legge di riordino delle funzioni delle province. In aula inoltre è iniziato l'esame del provvedimento per la prevenzione e il contrasto del gioco d'azzardo patologico. Volumi ottocenteschi rilegati in pelle e velluto, decorati con la maestria degli artigiani piemontesi. Si possono ammirare nella mostra Legature di pregio in Piemonte, una collezione torinese, allestita nella Biblioteca della Regione Piemonte fino al 27 maggio. È stato presentato a Palazzo Lascaris il progetto C'è un Lions con te, giovani e futuro, organizzato con la Consulta regionale dei giovani e il Lions Club International. L'iniziativa costituisce un'esperienza formativa per l'inserimento nelle realtà lavorative. Fino al 13 maggio, nel porticato del cortile d'onore di Palazzo Lascaris, è allestita la mostra Il Battaglione Alpini Piemonte 1943-1945, la guerra di liberazione delle forze armate italiane, curata da Assoarma Torino e con il Comitato Resistenza e il Consiglio regionale. Una progettazione sostenibile che prevede il contenimento degli scarti e la loro valorizzazione per non produrre rifiuti. È il concetto di base del design sistemico e del progetto Retrace, presentato a Palazzo Lascaris dalla Consulta regionale europea con il Politecnico di Torino. Quale fu il ruolo di Torino nella Grande Guerra? Se ne è parlato nella due giorni organizzata dall'Associazione Consiglieri Regionali con l'Università di Torino, dal titolo Torino nella Grande Guerra, società, politica e cultura in un grande centro industriale.